Allora, io vi consiglio di rivedere, anche se qui ho la bandiera britannica, alcune cose sono d'accordo, altre cose non sono d'accordo. Sono d'accordo proprio con il Brexit, non sono d'accordo per il continuo insistere a avercela con la Russia. Non sono d'accordo che l'Inghilterra e l'America vogliono riprendere un asse per egemonizzare il mondo, ma non sono neanche d'accordo. E qui parlerò su demonizzare una persona. Allora, io vi dico che se c'è un facciamo l'oculele, ma non c'entra niente. Una persona che pensa con il proprio cervello e giudica i fatti, sono io. Non sono a favore di discorsi su Dio, discorsi pro vita. Pro life, in generale. Questi sono aspetti. Non sono d'accordo per tagliare le tasse ai ricchi. E questo non sono d'accordo. Però ci sono delle priorità nella vita. E se la mia priorità è mettere una che non taglia le tasse ai ricchi, ma alle persone più povere, non parla di Dio, non vuole politiche anti-abortiste, però vuole la guerra con la Russia, che porterebbe una catastrofe a livello umanitario e un confronto con la Russia che porterebbe molto facilmente a una guerra. Io opto per la prima opzione, perché non faccio le cose a dispetto di una persona, ma o mi schiero a dispetto di una persona. Personalmente, Trump ha un atteggiamento di chi ha il potere, e di solito chi ha il potere non ha degli atteggiamenti molto docili. Però quello che mi fa pensare che Trump stia mettendo il dito nella piaga è il fatto che tutti regolarmente si schierano contro di lui e non portano i fatti, riportano, non riportano i fatti come stanno, perché se fosse veramente questo pezzo di merda che ci descrivono, perché non presentarselo nella sua interezza, senza prendere cose dette 20 anni fa, frasi dette fuori contesto o frasi veramente molto fuori luogo, ma perché? Perché il fine è quello di farcelo odiare, perché eventualmente Trump, con tutti i suoi difetti, fa delle cose che vanno contro la nuova visione globalizzata, univoca, monotematica, mono del mondo che ci vogliono far vedere, dove va l'Unione Europea, io dico Unione Sovietica Europea. È il nuovo bene, come che nascevano gli sovietici a pensare, volevano far credere che quello era il bene. Io vi dico, gli imperi sono nati e si sviluppano per sistematicamente crollare. L'impero americano non crollerà perché l'America non crollerà, perché l'impero americano si basa su un imperio fuori dai propri confini. Anche se ci sono profonde divisioni dentro l'America, ma l'America non è paragonabile alla Unione Sovietica Europea per il fatto che gli americani condividono una lingua, delle abitudini comuni e una comunanza che non porterebbe mai a dividere in diverse nazioni. Gli stati sono forse corrispondenti alle nostre regioni. Ma non c'è una differenza fra uno Stato e l'altro, come ci può essere fra l'Italia e la Francia. La ricchezza dell'Europa è questa, ma l'Europa è, come entità politica, è un'invenzione a tavolino, e tutte le invenzioni a tavolino cadono. È caduto l'Impero Romano, sono caduti i vari emirati sceicchi arabi, è caduto l'Impero Ottomano. È
è caduto l'antico impero persiano, sono destinate a cadere e l'Europa è destinata a schiantarsi. Il motivo per cui hanno fatto l'Europa è come dire, voi per non fare guerra di nuovo dentro l'Europa, è come dire, l'unico motivo, modo per non far litigare due persone è chiuderle dentro una stanza. Io non credo che questo, anzi, io credo che se ci sarà una generale tendenza a sfasciarsi, inventeranno un modo per utilizzare le truppe come l'ha fatto la Russia in Ungheria o in Cecoslovacchia. E io sono pro-russo attualmente. L'andamento attuale è una contro-globalizzazione, cioè sembrava che i motivi della guerra fossero le nazioni. No, i motivi della guerra non sono le nazioni in sé, i motivi della guerra è quando le nazioni vogliono inglobare, sfruttare altre nazioni o estendersi a discapito di altre nazioni, sia territorialmente sia economicamente. E quando la competizione non avviene in modo giusto ed equo, ma avviene con modi, diciamo, surrettizi, modi di corruzione, modi di influenzare nazioni, promuovere colpi di Stato. E indovina quale nazione mi sto riferendo che ha fatto questo? Non certo la Russia. Quindi chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ora Trump sta cercando di... Io penso giustamente prima di tutto non far arricchire solo le multinazionali spersonalizzate o gruppi finanziari, gruppi di finanza creativa che ci hanno portato in braghe di tela e ci porteranno allo sfascio in Italia, perché questa cosa del debito è uno strozzinaggio e non, in realtà non vogliono che noi ci liberiamo dal debito, perché liberandoci dal debito ci libereremo anche dal gioco di queste persone. Lo strozzino non vuole che tu ripaghi in toto il debito, ma vuole che tu continui a pagare gli interessi perché poi continua in eterno. La realtà è che Trump ha detto la nostra ricchezza dovrebbe essere basata su quello che noi costruiamo in America con manodopera americana. C'è qualcosa di male? Assolutamente no. Non si dovrebbe, diciamo che da un punto di vista imperialistico questo modo di comportarsi è assolutamente non imperialistico, perché va ad influenzare le tariffe, le cose che sono interne agli Stati Uniti. Le porte aperte non sono compatibili con l'identità. L'identità è c'è sempre un interagire con quello che è diverso da noi, ma noi, per esempio, come persone abbiamo la pelle, abbiamo dei polmoni, abbiamo un apparato digerente, non è che l'aria entra direttamente. O il cibo entra senza essere filtrato. C'è noi abbiamo un cancello. E questo definisce la mia casa o il mio appartamento rispetto al tuo. Avere delle porte. Ora, questo mito, no, non alziamo muri, non facciamo muri. Allora, il discorso è questo, non è il muro in sé, il discorso è, possono tutti entrare bellamente negli Stati Uniti e annacquare la ricchezza costruita di una nazione, riportarsela via o snaturare la identità di un paese e soprattutto possono persone della stessa nazione insediarsi in modo vasto su alcune zone? No, perché vi dico a quel punto, giustamente per l'autodeterminazione dei popoli, nella misura in cui mettiamo il Texas o
il New Mexico avesse l'80%, 90% di messicani, a quel punto potrebbe bellamente chiedere l'annessione agli Stati Uniti del Messico. Ma non gli conviene. Beh, mica tanto, perché se magari l'America, proprio per questo motivo, le risorse le deve dividere con tante più persone, poi tutta questa ricchezza degli Stati Uniti, per cui vogliono rimanere negli Stati Uniti, verrebbe a cadere. E quindi praticamente è un po' quello che fa il cuculo, che mette le uova, no? Nei nidi di altri uccelli, e poi buttano, nasce il cuculo e butta via. Sembra un discorso politicamente scorretto, ma questa è la storia dell'umanità. Nessuna. Quando una minoranza diventa maggioranza, si comporta come maggioranza. Non c'è un cazzo da fare. Trump ha detto: io non voglio fare guerra con la Russia. E ha detto: io voglio trattarli come pari. Questa sarebbe la persona xenofoba. Io penso che xenofobo, se xenofobo non vuol dire che odia gli stranieri, ma che ha paura degli stranieri, sia la amministrazione Obama, che ha perseguito un costante scontro con la Russia per isolarla, renderla più docile, per la teoria che c'è un solo gallo nel pollaio e non due, e non due, e non tre. Io sono andato a vedere la storia. Putin ha ristabilito la sovranità della Russia e l'indipendenza da multinazionali, interessi esterni per lo più americani e occidentali, che andrebbero a depredare una delle fonti di ricchezza della Russia, che si estende, nonostante sia più piccola dell'Unione Sovietica, ma si estende in un modo enorme. Cioè le proprie risorse naturali. Gli americani non hanno più accesso al modo libero, o l'Occidente, in modo diciamo poco costoso, rispetto alle altre nazioni sulle risorse naturali. E questo non lo possono accettare, uno perché non gli conviene, secondo perché sarebbe un esempio. E quindi gliel'hanno giurata, come si dice. Quindi gli hanno cominciato a rompere le scatole, buttando giù il governo ucraino, che sicuramente non era un governo, era un governo esageratamente filorusso, però non è che l'Unione Sovietica, scusate, la Russia va a interferire con governi veramente filoamericani e cercando limiti contro l'America. Per esempio, è come se la Russia andasse a rompere il cazzo nel Canada. Oltretutto, queste persone dell'Ucraina non appartengono a un ceppo linguistico etnico diverso dal russo, cioè nel senso non slavo, sono parenti stretti, non saranno la stessa cosa, ma sono parenti stretti che hanno deciso invece di schierarsi con l'America, perché pensano sinceramente che l'America sia l'America. E poi vediamo cosa vengono quando. È come una persona che si può trombare un'altra persona. Finché non se l'è trombata, amico, amico, quando l'ha trombata se la manda a fanculo. E questo farà l'America e l'Europa con l'Ucraina. E già lo sta facendo. Quella è una guerra tipo Afghanistan, è tipo Vietnam, si sta combattendo in Ucraina per interposta persona. Quindi c'è proprio una guerra per interposta persona fra l'Occidente, gli Stati Uniti e la Russia. Già c'è. La secondo fronte è aperto in Siria e spero che sarà chiuso. È la balla dei movimenti democratici anti-governo finirà. Apparentemente stanno chiudendo o mettendo il bavaglio a siti alternativi, fra cui Brio Blu. Oggi ho sentito Rai 3, che è una sconcio, come dalle notizie, che ha detto 150 siti sono stati chiusi perché molto brevemente, alla fine, perché probabilmente hanno saputo che online si parlava di questa cosa, perché contenevano materiale di altro, come se alcuni siti si
mettessero in modo esteso cose di Rai 1, Rai 2 o di ACN facendole passare per loro. Assolutamente questo è il caso. Prima di tutto è il diritto di citazione, cioè se purtroppo nel caso del Blu Blu, Lupi è stato ripreso, non so, dalla Rai o un altro, e lui vuol far vedere un momento in cui lui parla. Ora, io penso che i limiti del capitalismo ci dovrebbero essere, perché non è che tu ti appropri perché hai fatto un contratto dell'immagine di Lupi, che è una persona pubblica e politica, per cui tu non puoi usare quello che lui ha detto se quello è stato preso da un altro canale. Quello non è un servizio originale di un altro canale in cui c'è una persona del TG1 che parla e tu lo metti al tuo canale. Poi parliamo di Facebook, dove è pieno di film, di cose terze pubblicate da privati. Ma stiamo scherzando? È chiaramente un bagaglio all'informazione. Nel caso di BioBlu, adesso gli hanno levato la monetizzazione, nel senso che stanno lentamente staccando la spina. Se E credo che abbia molte persone che siano dalla parte sua. Continuerà a fare ciò, si inventeranno qualcos'altro. Ma io vi dico che più mettono censura, più è chiaro che la stanno mettendo. E quindi è una situazione di forse, non dire una cazzata, tanto meglio, tanto peggio, perché arriverà un punto che gli si torcerà contro, a meno che non siamo tutti lobotomizzati. Quindi io ripeto, Trump, più ne parlano male i media, Soros, vogliono fare la stessa cosa che hanno fatto in Ucraina, in America. Quindi devono assolutamente lobotomizzare, fare il lavaggio al cervello alle masse che vogliono sentirsi importanti perché stanno lottando per la libertà. Anche gli italiani sotto il fascismo pensavano di combattere il demo Pluto giù il mondo. Forse parzialmente era vero, perché c'era un contrasto di interessi, poi ovviamente il nazismo è il nazismo, ma non crediamo che dall'altra parte era tutto rose e fiori. Chiaro? Perché ovvio che la Russia non ha iniziato questa guerra, è ovvio che neanche l'America l'ha voluta all'inizio, ma umanamente comprensibile, ma non giustificabile, anche loro, quando i russi, quando sono tornati sul territorio tedesco, non è che sono stati teneri, e neanche gli americani quando hanno bombardato intere città, Dresda, o hanno veramente fatto assolutamente di crimini di guerra, non nel modo razionale e maniacale dei tedeschi con gli ebrei, ma vuol dire, non è che un crimine giustifica un altro crimine. Hanno bombardato, altro che Hiroshima, hanno completamente bruciato città da Tokyo, gli americani con bombe incendiarie. Quindi la realtà è molto complessa, perché Obama ha ricevuto un premio per la pace, e ha bombardato e dronizzato, come si dice, come cazzo gli pare. Obama ha messo lo stesso moratoria sull'immigrazione in alcuni stati islamici, come ha fatto Trump. E poi, scusate, ma non stanno dicendo che solo per 3 mesi? Dicono che era contro l'Islam. No, sono contro paesi. Cioè, non è che vanno a vedere la religione. Se io vengo dall'Iraq e la mia religione ufficiale è cristiana, non mi fanno entrare lo stesso negli Stati Uniti. Certo, non è irrilevante la religione, però non è che è un impedimento entrare secondo la religione, perché se uno viene dall'Italia, religione musulmana, non c'è questa impossibilità. Quindi, a parte che poi è difficile stabilire, cioè, uno di che religione è, perché non è che una cosa, nel frattempo, di essere diventato ateo, cambiare la religione. Però diciamo che da quei paesi è più probabile che ci sia no, casini. Io sarei più per un
esaminare la persona. Certo, se dovessero farlo per ognuno che va negli Stati Uniti, il turismo verso gli Stati Uniti crollerebbe. Quindi è un discorso un po' complicato, però ovviamente se lasci una persona entrare a casa tua dovresti sapere chi è. Quindi ci sono i pro e i contro. Quello che mi dà fastidio è che a priori fanno notizie come se parlassero di Hitler, Stalin o Saddam Hussein. Non lo è. E poi mi fa ancora. Quello che mi fa pensare che continuano così, scusate, è che qualcuno sa già a priori che questa persona verrà fatta fuori fisicamente. Politicamente, non so come, verrà ricattata, verrà, diciamo, messa a tacere o lui da solo attraverso dei ricatti. E io vi dirò che questa persona, che è il presidente degli Stati Uniti, è assediata a livello mediatico e posta sotto scrutinio in un modo incredibile, avendo fatto che cosa? Quello che qualsiasi persona fa. Dice chi entra qui, dobbiamo stabilire noi quante persone entrano, dobbiamo stabilire noi chi entra. Ok? Perché nessuno può pretendere che il suo diritto sia quello di andare negli Stati Uniti se gli Stati Uniti non vogliono stranieri. Chiaro? Non si è mai parlato se qualche paese musulmano ha un bando, ha un impedimento per l'entrata dei cristiani. Movimento delle donne. Cantano all'Akbar, se non nudo, non vedo cose che ho visto su altri siti, ma è ovvio che provate a andare in un paese fortemente musulmano, non tutti ovviamente, non in Algeria o in Tunisia, credo, o in Marocco, che sono un po' più occidentalizzati, ma provate a cantare per strada, non lo so, perché. Non so neanche se capirebbero, però qualcosa di chiaramente cristiano, una canzone con per esempio Gesù, Gesù, Gesù. Voglio vedere che vi succede. Andate a seno nudo, uomini potete farlo, ma donne, nei paesi musulmani, marcia delle donne, Islam. E l'Islam è chiaramente una religione che protegge le donne e gli dà gli stessi diritti. Poi verranno a dire no, ma perché nel Corano c'è scritto. Andate a guardare come vengono trattate nei paesi musulmani, che poi ci siano casi pure qui, è un altro discorso. Però non è insito nella religione né nella nostra cultura, tanto che viene fortemente condannato in tutte le salse. Quindi. Questo continuo lavaggio del cervello che ci fanno con Trump è cattivo, me lo rende sempre più simpatico. Sembra che lui non è il presidente degli Stati Uniti, ma non so chi lo ha eletto. Adesso l'America sta insorgendo, perché ovviamente la democrazia vale finché non viene messa una persona. Di nullo gradimento, visto che c'è l'impeachment, o lo impicceranno, o si inventeranno qualche scusa. Chiaro? Poi detto, Hillary Clinton aveva un marito chiaramente che aveva rispetto per le donne, rispetto per il suo ruolo, per la sala ovale, o orale, no, ovale, però insomma. E il bello che tutta quella storia, chi ha fatto più la figura di merda è stata chi? A Monica Lewinsky. Non lui, che dopo un po' ha continuato a fare i suoi porci comodi con la fondazione Clinton. Andate a vedere quanti soldi si beccano loro e quanti soldi si beccano veramente i poveri. Ok? E questo non c'entra niente, però. Bello perché sembra che ha due colori, no? È lo stesso colore a seconda della luce, diventa più chiaro o più fuso. Quindi, solidarietà per Brio Blu, queste opinioni le ho fatte pure vedendo tanti tanti video. Io consiglio Pandora TV.
Ovviamente alcune cose ho visto da Alex Jones, che sembrerà un pazzo, non ha tutti i torti, anzi non ha torti, soltanto quando parla di Dio non lo sopporto, sinceramente. E questo è quanto, arrivederci.